adesso Antonio Macchitelli di Sinistra Ecologica, Solidale e Partecipata. Grazie. Ma io non ho molto altro da aggiungere, le cose dette finora sono fin troppo chiare, insomma, non solo in questa bella manifestazione. Qualche giorno fa nella riunione, nell'assemblea organizzata dagli amici di Grissando, credo che i tecnici hanno svelato quali sono i problemi, e sono tanti, ma io lo voglio dire con grande chiarezza però. Nell'aprile 21, quando c'è stata il documento promosso dal comitato il paesaggio di questa zona, del zona sud-est, si disse: chiediamo che quest'area, l'area oggi incriminata per il progetto di Sport Life City e del San Siro, si disse: il piano territoriale di coordinamento provinciale classifica l'area ad uso agricolo di valore paesaggistico e nella relazione tecnica è considerato un insediamento rurale e di interesse storico. Ebbene, noi non chiediamo altro che venga ripristinata questa condizione, non è che ci voglia molto. Le cose sul suolo le abbiamo dette e ridette, gli effetti del degrado è ormai scienza. Questa stessa mattina in Piazza Maggiore a Bologna c'è una manifestazione degli alluvionati ed è in qualche modo vicina alla nostra manifestazione, perché sono gli effetti della situazione prodotta da un'idea di sviluppo che è quella legata al cemento, non ad altro, e al valore economico del cemento, non ad altri valori. Ma la chiudo velocemente. Guardate, nello sport non c'è solo il calcio per giovani. Io lo dico ai miei compagni e ai miei amici, io amo la Lippa, ma mi sembra una roba vergognosa. Sapete che c'è il campionato mondiale della Lippa? Ma è una roba così brutta? Ma perché c'è solo il calcio nel nostro orizzonte? Io questa roba non l'ho capito. Ma dico qualche altra cosa. Ma sapete che i numeri dei giocatori di scacchi e di danne alta? La sto mettendo sullo scherzo. Ma il problema è che una concezione di un paese legata allo sviluppo di uno stadio è una roba da dementi. Scusate se uso il francesismo. È una roba che non ci sta. La chiudo. Perché le cose e i dati dette su quell'area sono, insomma, voi sapete bene che quella storia di quel pezzetto di terra, quanti minuti ho? Uno ancora, va bene. Quel pezzetto di terra è legato agli anni 70 alla concezione dello sviluppo vorticoso e tremendo, no? In una condizione economica complicata. Il problema è che nel corso del tempo tutte le amministrazioni di qualsiasi gamma della Dove Color, tanto per dire, hanno fatto la stessa identica cosa di prolungare fino a quando si sperava di avere uno che ci mettesse dentro qualcosa. È venuta fuori Sport Life come idea, poi non c'è stato, insomma, i finanziamenti sono sempre un problema. Adesso è arrivata San Siro, io non so se si farà davvero lo stadio a San Donato, non so se stanno giocando a rialzo per fare i furbi, perché intanto il sindaco Sala ogni giorno ne sputa una fuori, adesso si è inventato via Puglia. Secondo me lo stadio di San Siro tra i prossimi giorni proporranno Lambrate, poi chissà, ci saranno Boscone e altro. Fatto sta che la cosa che mi inquieta di più è che l'amministrazione comunale di San Donato, senza neanche contare fino a 5, è stata disponibile. Allora la dico per chiudere: ma se per caso c'è una decisa di fare uno stadio, fa qua che fa? Perché pensa che uno stadio porta valore aggiunto? L'hanno detto prima persone molto più informate di me, lo stadio ci porterà dei guai tremendi. Non è quello che si pensava come città giardino di San Donato, non è quella, c'è un tradimento in corso. E aggiungo, e ha fatto bene Gina Fabbo, la consigliera di minoranza, a segnalarlo, ci sono delle procedure che forse faremmo bene a razionalizzare e vederci a fondo, perché qualche intoppo lo possiamo mettere. L'associazione, l'insieme degli economisti che stanno lavorando per fare lo stadio, a fretta, se troviamo gli strumenti per farli inciampare, è bene, è meglio farlo. Ciao, grazie.